Esiste qualcosa che Dio non può fare? La parola di Dio ci dice che nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Solo una cosa Dio non può fare. Non può aprire per forza i nostri cuori. Non lo può fare, perché Dio ci lascia liberi. Dio non può pretendere o scassinare la nostra vita, il nostro cuore, per aprirlo per forza. L'unico che può aprire il cuore sei tu, sono io. Ma se noi lo vogliamo, non esiste nessun tipo di sterilità che possa fermare Dio. Nessuna sterilità del cuore, nessuna sterilità dell'anima può fermare Dio se quest'anima, se questa persona invita Dio ad entrare nella propria vita. Io posso aver commesso il più grande peccato, posso aver vissuto realmente nel male più profondo, ma quando i miei occhi si aprono e incontro l'amore di Dio e chiedo aiuto a Dio, chiedo salvezza a Dio, Dio mi dà la salvezza. Quando io chiedo perdono, quando io mi pento di quello che ho fatto e chiedo perdono attraverso un sacerdote, chiedo perdono a Dio e lo invito ad entrare nella mia vita, Dio entra, stende la mano e ci salva. Quello che muove Dio, una cosa che proprio Dio non riesce a resistere, è quando vede una persona umile. Quando Dio vede una persona realmente umile, Dio non resiste, Dio agisce. È più forte di lui, è una calamita. L'umiltà è una calamita nei confronti di Dio. Dio non ce la fa a stare lontano da una persona umile. Non ce la fa a stare lontano da una persona che si svuota di sé, che vuole amare gli altri, vuole servire gli altri e non vuole stare al centro dell'attenzione e vuole portare Dio agli altri e non se stessa. Dio non riesce a resistere, così come è accaduto con la Madonna, con la Vergine Maria. Il Vangelo di oggi, Luca al capitolo 1, vediamo Maria che dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta, cioè salta di gioia in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo Dio ha guardato. Qualcuno traduce la piccolezza, l'essere schiava di Maria, la piccolezza di Maria, cioè lei aveva un solo desiderio, Dio. Se in qualche modo potessimo fare una biopsia alla Vergine Maria, se riuscissimo a prendere il DNA spirituale dell'anima della Vergine Maria, troveremo soltanto tre lettere, D, I e O, Dio, basta. Non c'è altro, Dio, perché lei ha sempre desiderato questo, ha sempre voluto questo, da sempre. Se leggiamo il Magnificat, il Vangelo di oggi, vediamo, qui capiamo la mentalità di Dio, che è completamente diversa dalla nostra. Vediamo come Dio rovescia la mentalità degli uomini, degli esseri umani. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Cioè tutti quelli che hanno costruito soltanto sulla propria potenza, forza e ricchezza andranno via a mani vuote. Ma anche un povero, attenzione, anche un povero può essere una persona
che costruisce sulla sua, sul suo orgoglio, sulla sua intelligenza e forza, eccetera. Noi dobbiamo essere poveri in spirito. Lasciamoci soccorrere, così come nella prima lettura vediamo Anna che ha pregato Dio per la sua sterilità e Dio gli ha dato un figlio. E la Chiesa mette a confronto la prima lettura, il primo libro di Samuele, capitolo 1, dal versetto 24 in poi, con il Vangelo di Luca, capitolo 1, da 46 in poi. Li mette insieme, che sono i ringraziamenti di queste due donne che hanno partorito, uno un uomo importante, la Vergine Maria, Dio in persona, Gesù, del quale noi festeggiamo il Natale il 25 dicembre. Amen.